Sono Franco Salamini, e oggi sono pensionato. Diciamo, questi miei ricordi risalgono al 1969, che è stato per me un anno di passaggio importante. Nel 1969 io compivo 18 anni, vivevo a Milano. E per me quell'anno è stato anche un anno particolarmente doloroso, perché ad aprile di quell'anno era morto mio padre e il problema maggiore della famiglia era un problema economico, perché eravamo una famiglia piuttosto numerosa e quindi la perdita di mio padre, avvenuta dopo una malattia durata quasi 4 anni, aveva creato, diciamo, questi problemi di ansia e di preoccupazione all'interno della famiglia. Io allora studiavo, però siccome la nostra è una famiglia abbastanza povera, dicevo anche numerosa, allora ognuno di noi si era un po' dato da fare per cercare, insomma, di portare a casa qualcosa. Io allora, dopo l'orario scolastico, perché mia mamma, come si usava allora, aveva giurato quando mio padre era morto che avrebbe fatto comunque studiare i figli, dopo l'orario scolastico io avevo qualche piccola occupazione, facevo qualche manutenzione nelle case, facevo degli sgomberi nelle cantine, facevo i traslochi. E l'inverno per me era importante, perché allora nevicava e andavo a spalare la neve, invece di andare a scuola andavo a spalare la neve, e questo mi consentiva di portare a casa un piccolo stipendio. In quegli anni, insomma, era cresciuto in me una rabbia, una voglia di ribellione, perché mi sentivo che avevo subito un'ingiustizia, ed era un sentimento che era condiviso da molti giovani della mia età e della mia generazione in quel momento. E poi, per arrotondare ancora di più lo stipendio, facevo dei piccoli furti con due miei amici. Uno si chiamava il Gufo, l'altro si chiamava Benzina, e la nostra specializzazione era rubare le gomme delle macchine, e la mattina trovavano la macchina sopra 4 mattoni. Io allora frequentavo la Comasina e non avevo delle idee definite dal punto di vista politico. La Comasina è un quartiere a nord di Milano di forte immigrazione, e oggi si direbbe anche di un alto tasso di criminalità. La mia venivo da una famiglia, io mi collocavo comunque a sinistra, ero sicuramente un antifascista, perché la mia era una famiglia di tradizioni antifasciste. Mio papà è sempre stato iscritto al Partito Comunista, ha fatto la resistenza, lui era un sottufficiale alpino, dopo la campagna di Russia è andato su in montagna con Cino Moscatelli. Cino Moscatelli è stato un leggendario comandante partigiano della Valsesia. Ecco, io sono cresciuto un po' in questo ambiente, anche se mio padre, essendo sia malato che io neanche 14 anni, non mi ha mai parlato delle sue esperienze, come hanno fatto anche molti, molti altri partigiani. Sapevo che aveva fatto la campagna di Russia, sapevo che era stato su in montagna, però più di questo non mi ha mai raccontato, anche perché in quegli anni, diciamo, le priorità erano ben altre. Io, dicevo, frequentavo la Comasina. In Comasina avevo conosciuto un ragazzo che era più grande di me, di fede anarchica, e lui cercava di stradarmi verso la politica. Mi diceva: tutta questa rabbia, questa tua voglia di ribellione, invece di fare questa una ribellione a livello individuale, dovrebbe diventare qualcosa di collettivo contro i padroni, contro il sistema, insomma, incominciare a impegnarmi nella politica.
E infatti la prima manifestazione che ho partecipato, se così si vuol chiamare, sono stati i funerali delle vittime di Piazza Fontana, proprio perché questo mio amico mi aveva convinto a partecipare, perché allora, come si diceva allora, tiravo di box e mi diceva c'è il pericolo che ci sia qualche provocazione da parte dei fascisti, per cui ero andato con lui. Ecco, io penso che chiunque abbia partecipato a quei funerali sia rimasto profondamente segnato da quella giornata, insomma, per la folla immensa che c'era, per quel cielo plumbeo e di piombo che c'era su Milano, il freddo e soprattutto quel silenzio che si sentì mentre passavano i carri funebri con le bare, si sentiva proprio sul selciato i passi delle persone, cioè era qualcosa che metteva proprio i brividi e dava un segnale, perché quella folla diceva chiunque sia stato dovrà fare i conti con noi. Ecco, questa è un po' la mia esperienza, diciamo. Era un po' un ragazzo dalle idee un po' confuse, sicuramente vicino alla sinistra, un piccolo delinquente di periferia, che però grazie a questo amico anarchico incominciava, insomma, a elaborare qualche cosa. E l'episodio che io vorrei raccontare è quello che riguarda un mio amico che avevo conosciuto sempre lì in Comasina. In Comasina c'era una specie di ostello della gioventù dove ospitava soprattutto ragazzi meridionali che venivano dal sud e venivano a Milano o per lavorare o per studiare. In questo ostello era ospitato anche questo mio amico, che all'inizio si vedeva che era un po' diverso da noi perché non diceva parolacce, non bestemmiava. Aveva un testone di riccioli neri, aveva sempre l'eschimo. Poi col tempo, entrando più in confidenza, avevano scoperto che era un prete, che era a Milano, non ho mai capito per quale motivo, diceva che faceva delle conferenze in cattolico o qualcosa del genere. Tutte le mattine lui diceva la messa nella parrocchia della Comasina, io immagino in perfetta solitudine, perché la prima messa probabilmente c'era solo lui. Ecco, un bel giorno il parroco della parrocchia gli chiede se era disponibile a fare la messa della domenica, la messa principale. E eravamo a dicembre e quella messa sarebbe avvenuta la domenica dopo della strage di Piazza Fontana. Io e gli altri miei amici, che non eravamo, diciamo, dei grossi frequentatori delle messe, quel giorno ci sembrava importante essere presenti con il nostro amico, e vestiti della festa siamo andati ad assistere a questa messa. C'era la chiesa gremita e questo mio amico ha esordito dicendo che quel Natale sarebbe stato un Natale diverso, perché tra pochi giorni sarebbe stato Natale, sarebbe stato diverso, perché sarebbe stato un Natale sicuramente per Milano molto doloroso, perché era venuta quella strage. Aveva condannato fortemente gli autori della strage e aveva contrapposto Natale a quella strage, dicendo il Natale è il giorno che si festeggia una nascita, è un giorno di gioia, e invece noi in questi giorni stiamo vivendo dei giorni di lutti, di dolore. E diceva, il Natale nasce Gesù che porta la vita agli uomini e sacrificherà la sua vita, non quella degli altri, per salvare gli uomini. Poi dice questo Dio che si è fatto uomo è venuto sulla terra per dirci che gli uomini sono tutti fratelli, sono tutti uguali, contro la violenza, contro le guerre, e ha chiuso questa sua predica dicendo, secondo me, Gesù Cristo è stato il primo anarchico della storia. C'è stato un brusio, un attimo di panico nella chiesa, perché subito dopo la strage gli anarchici erano stati ingiustamente accusati di essere loro gli autori, e poi invece
si scoprirà che erano stati i fascisti con la copertura di alcuni apparati dello Stato deviati. E poi i giornali hanno creato il mostro, Valpreda, l'anarchico, il ballerino, l'omosessuale, il drogato, e quindi quella sua affermazione sembrava quasi blasfema, perché nell'idea dell'opinione pubblica gli anarchici erano Valpreda, e quindi accostarlo a Gesù sembrava quasi una bestemmia. Ecco, io avrei voluto applaudire quel mio amico prete, perché le sue parole mi avevano ricordato quello del mio amico anarchico, che mi diceva che appunto l'anarchia era questa, insomma, l'amore per il prossimo, la giustizia, i diritti. E poi, insomma, nella mia mente di giovane, un po' così, un po' confuso come ero allora, la bandiera nera degli anarchici mi ricordava un po' la bandiera dei pirati, che erano un po', diciamo, gente un po' irregolare come ero io in quel momento. Poi quel mio amico io l'ho perso di vista, ognuno ha preso strade diverse, non so più che fine mi ha fatto, penso che non gli abbiano più fatto fare una messa dopo quell'esperienza. Io dopo un paio d'anni sono entrato in fabbrica come operaio, ho seguito un po' quello che aveva, la strada che aveva indirizzato il mio amico anarchico, sono diventato un attivista della CGIL. In quel momento mi ero avvicinato a quella che era allora la sinistra extraparlamentare, diventando poi un militante. Poi sono entrato nel Partito Comunista ed è stato quell'anno, diciamo nel 69, è stata la mia scelta di vita, perché ho sempre poi fatto politica e ancora oggi mi impegno nell'ANPI e mi impegno in una lista locale qui di Cassano d'Adda, di sinistra, e siamo presenti anche in consiglio comunale. Ecco, però, ecco, io dico, la specificità di quegli anni, oltre al dramma della violenza, delle bombe, è stato che quel movimento riusciva ad arrivare anche a persone che sembravano lontanissime, come questo ragazzo, mio amico, che si era fatto prete, che veniva dal sud e vedeva in Gesù Cristo un anarchico, che aveva intrecciato i suoi destini con un ragazzo del nord che ero io, un piccolo delinquente di periferia, che poi grazie diciamo, all'indicazione del pensiero libertario si era emancipato ed era diventato poi un militante della sinistra. Quindi, diciamo, quella bomba, a cui ne seguiranno altre, perché altre saranno anche le stragi, oltre, diciamo, a portare dei lutti, a portare tanta paura e tanto sangue, e oltre a modificare la storia di questo paese, aveva inciso anche sulle storie marginali, sulle piccole storie, ma tante di queste piccole storie messe assieme, sempre con le dovute proporzioni, come era stata per la Resistenza, avevano creato quel grande movimento che ancora una volta aveva sconfitto il fascismo, o almeno che aveva tentato di riprovarci.